può dire Gift Real Resource Ecotechnic Society, cioè società ecotecnologica fondata sulle risorse reali sul dono, in cui la produzione e la distribuzione non avvengono più attraverso le regole di un'economia di mercato di tipo capitalistico, ma c'è ritorno all'economia del dono. C'è un ritorno all'economia del dono, economia del dono. E nella seconda parte appunto si prova, cioè nella prima parte praticamente l'analisi avviene, ma è venuta anche questa così, di analizzare ogni contesto socio-antropologico da cinque diversi punti di vista alternativi, che sono: i primi tre sono strumenti, qui c'è il fine e qui c'è il vincolo, ok? Che sono gli strumenti, sono l'economia, la tecnologia, la politica e la cultura, la politica, perdonate, la cultura, cioè la società, intesa anche un individuo, è il fine, l'ambiente e il vincolo, no? Però questi cinque fattori, se si analizzano insieme, mi raccomando insieme, cioè se ne analizzi solo uno, c'è il caso che già hai una visione assolutamente parziale che può sembrare una cosa assurda. Ma analizzandoli insieme uno magari può avere una visione completa, anche perché, e questo ho provato a fare appunto nella seconda parte del libro, cioè una società del futuro immaginata in Mago Agere, in cui c'è nuove regole per l'economia. L'economia, attenzione, è economos, vuol dire gestione della casa, quindi sono le regole preposte a reperire risorse in modo efficiente dal territorio al fine di soddisfare i nostri bisogni concreti, materiali, che chiaramente si avvale della tecnologia, gli strumenti che noi abbiamo a disposizione. La politica, anche quando se ne parla ci si rizza i capelli in testa, vuol dire gestione degli interessi collettivi, che è un significato molto più figo di quello a cui li attribuiamo noi. Il significato normale della politica è questo. Ok, si definisce, immaginiamo una nuova società in questo modo, per concludere con la cultura, nuovi stili di vita, nuovi stili di consumo, non riduttivi, ritornando indietro. Se no perdiamo tutto il contributo straordinario che abbiamo avuto fino ad ora. E questo è il movimento Zeitgeist ha dato per tutto. Nel corso di questi approfondimenti. Veramente, cioè noi abbiamo un grande patrimonio grazie proprio all'esperienza del capitalismo, un patrimonio soprattutto in termini di tecnologia, di mezzi informativi, tutta quanta sta roba qui. Utilizziamo questa roba per creare nuovi stili di vita che ci servono non a tornare indietro, ma a ripensare all'evoluzione complessiva. È un altro modo per interfacciarsi con l'ambiente, chiaramente in relazione alle nuove regole, alle nuove priorità che si attribuiscono alla tecnologia, a nuove priorità per la politica, nuovi stili di vita, quindi il rapporto con l'ambiente sarà diverso fisiologicamente, anche perché nel momento in cui noi, ho detto che la cultura è il fine, l'ambiente è il vincolo, ma nel momento in cui noi ci sentiamo parte dell'ambiente, il vincolo è il fine, non ci sono. Quindi il discorso della transizione è una roba già in corso. Credo che l'ecologia ce lo dica, ha cominciato il cambiamento climatico, non lo so, ma noi in Toscana l'estate non l'abbiamo avuta nel primo inverno scorso, non so qui che cosa è successo, però credo che non sia molto diverso, per cui questa transizione, ci piaccia o no, è in corso. Una transizione culturale, se noi siamo invece a questa sala piena, signori, vuol dire che 10 anni fa si faceva questa roba, andavo a cena a qualcuno, magari si faceva 3 acre e poi mi mandava via, come è capitato. C'era un momento della mia vita, prima di pubblicare questo libro, i miei amici non mi invitavano per ciò. Io ero talmente in stato, con questa roba, poi mi sono tranquillizzato, pubblicavo il libro, almeno così ora. E la mia vita sociale è anche migliorata. Vabbè, facciamo a parte questo. Allora,
va bene. Questa transizione avviene a prescindere, e noi ne siamo consapevoli o no. Ma caspita, siamo qui, ora io in genere dico anche il doppiloquio, però c'è dei bambini per cui preferisco evitare. Cioè, questa transizione avviene a prescindere, ma se noi siamo qui oggi e si vive, vuol dire che siamo su questa terra, e ci sa il barlume di idea che qualcosa si può cambiare, vuol dire che siamo anche pronti ad affrontarla. È dura, perfetto, è dura, chi se ne frega, siamo qui e si fa. Il discorso è questo, ognuno offre se stesso, ognuno dà in tutto il mondo, in relazione a ciò che piace fare, relazione a ciò che gli piace fare. Personale, locale e globale, la transizione, e transition in questo non è che la scoperta sta grave. La transizione da un punto di vista personale è interiore, cambia l'approccio, cambia l'attitudine, l'inferno è un paradiso di cucchiaio, non cambia niente. Cambia il modo in cui ti relazioni con la tecnologia che è cucchiaio e con le risorse al piatto che è cambiato. Ma prima di tutto con te stesso. Locale, è chiaro che la. È l'essenza di transition, questo è lui che te lo spieghi, ma noi ci dimentichiamo di essere parte di un progetto enorme, infinito, che è l'economia, che è la comunità mondiale, noi siamo a pieno diritto parte dell'umanità e siamo attori protagonisti dell'evoluzione del genere umano sul pianeta Terra. Okay. Semplicemente bisogna essere pronti a gestire, bisogna creare una consapevolezza, dal mio punto di vista, che ci aiuti a gestire il punto di rottura. Il punto di rottura, cioè, nel senso, non parlavo dell'economia, scusate. Ci sono alcuni libri, tra cui sto leggendo quello di Jeremy Rifkin, che parla della società a costo marginale zero, per cui lui ipotizza praticamente. Conclude ipotizzando due sistemi economici che convivono, e mi sembra scrivo qualcosa anche lì. Due sistemi economici che convivono sulla Terra ad un certo punto, e c'è uno che vive in base alle vecchie regole, il nuovo e vive in base all'economia del torno, perché tecnicamente le aziende stesse o comunque anche non consapevolmente, ma il sistema si sta muovendo verso l'economia del dono. Pensate a quante compagnie di servizi offrono i loro servizi per vari mesi, magari per più mesi, prima di chiaramente cominciare a guadagnare, no? Se tutte le aziende estendessero questa roba, chiaramente servirebbe delle nuove regole, ovviamente, cioè non è che si può pensare con i vecchi schemi, però automaticamente si sarebbe già avviati in un'economia di diverso tipo e funziona senza denaro, non avresti più bisogno di soldi, tanto tutto libero. Ma a parte questa considerazione, questo solo per dire, Rifkin spiega molto bene anche proprio a livello un po' più tecnico questa roba, com'è che avviene questa roba qui. Quindi il punto di rottura, secondo lui, secondo me, secondo Charles Eisenstein pure, prima o poi avverrà, sono tutti dei signori ma più autorevoli di me che hanno scritto della bellissima roba sul tema. Quindi pronti a gestire questa roba, nel senso accogliamola, facciamola arrivare, e poi quando siamo lì, oddio che succede, ma lo sappiamo un po'. Poi dai, in qualche modo gestiamo questa roba qui. Nel frattempo non è che bisogna fare niente, cioè certo, mi sembra così. Tutti attivissimi in questo senso. E mi hanno detto di dire due parole su questo progetto. Su questo progetto, se volete, se ne parla meglio nel World Café, Bit Revolution, BYT Revolution, che è un'idea che è venuta a me mio cognato un giorno, il primo di novembre di 2 anni fa, sera a pranzo. Dai miei genitori, e ci è venuta questa idea. Lui mi disse: sì, ma io vorrei la canna da pesca nuova, come si fa? Come posso fare? E no, perché te parli bene, non mi ha detto, ma io voglio la canna da pesca nuova, mi sembrerebbe. E allora, niente, lui è venuta fuori questa idea, questa piattaforma informatica per cui noi si vorrebbe creare un sistema economico alternativo che funziona senza denaro. Funziona senza denaro, con gli stessi schemi del mercato, ma li contraddice al tempo stesso. Praticamente soldi praticamente non servono. Un progetto intermedio. Capito? Un progetto proprio intermedio in questo momento.
volete, magari se ne parla nel modo in volta. Ma andiamo avanti con questa dignità, ok, se parlava Fiorello. Ma perché devo fare tutta sta roba? No, ma che se ne parlava ieri sera a cena, mi sembra? Parlava ieri sera a cena, dignità, ho detto dignità, sì. Ho detto dignità, sì, mi sembra che esista. No, sì, anche per questo verbo, poi c'è dignità. Ah, sì, esatto. È vero. E niente, quindi, parlando di dignità, caspita. Cioè, noi si può anche accettare che i problemi che noi abbiamo siano irrisolvibili. Chiaramente ognuno ha quelli propri. Che i problemi sono pesanti. Si può dire, va bene, io non vedo, non guardo, perché è troppo grosso. Cioè, secondo me è una questione di dignità. Ok. Alternative ce ne sono? Perfetto, percorriamole, esponiamole e andiamo avanti. Però non si può evitare, secondo me, di impegnarsi seriamente in questa fase, per noi stessi, per la comunità locale, per l'umanità intera. Ognuno che ha un minimo di consapevolezza, essenzialmente, credo, per una questione di dignità, non può tirarsi indietro da un impegno per quanto considerato possibile. Questo è difficile, e lo è, proprio perché in transizione, soprattutto, cioè, noi stiamo a fare una roba colossale. Una roba colossale vuol dire che per la prima volta nella storia dell'umanità evitiamo il collasso e impariamo, e per sopravvivere impariamo a vivere. Per una volta nella storia di noi falliamo, pazienza, hanno fallito tutti, non abbiamo niente da perdere, tutto a posto, ce la facciamo, figo, ecco, se poi ce la facciamo si gode tanto, poi vabbè, ci dirà. C'è niente da bere. Allora, quanto tempo serve secondo voi per cambiare? Ma? Ad esempio? Perché tecnicamente non c'è nulla che ci impedisce di cambiare, nulla, di passare da un'economia ad una società evotecnologica fondata sul dono delle risorse reali, non c'è niente. Abbiamo le conoscenze tecniche, le conoscenze spirituali, le conoscenze medie, scientifiche, metteteci tutto, quel biologico, tutto quello che volete. È un problema inferno, paradiso, che hai basato sulle nostre strutture di pensiero culturalmente acquisite, le nostre attitudini. Stop. Questo qui chiaramente è provatorio, questo discorso, perché se non ci fosse questa roba non ci sarebbe nemmeno l'antropologia, la sociologia e tutto il resto. Qui anche sta finale, che ogni comunità locale sarà l'organo del grande organismo dell'umanità. Questo è il bellissimo, tra l'altro, il concetto di scelta. In questo senso qui c'era. Quindi le nostre convinzioni sono l'unico vero ostacolo, l'unico enorme ostacolo al cambiamento, l'unico. Mi chiedo. Perché esce? E ci sono persone che hanno studiato sta roba, tipo Bruce Lipton, non so se l'avete mai letto, la biologia delle credenze, che ti dice come effettivamente, cioè, lui te lo spiega da un punto di vista della chimica molecolare, della chimica organica molecolare. Lui ti spiega chiaramente come il mondo esterno si interfaccia con l'energia del nostro cervello, ma non ciò che noi vogliamo, ciò che noi crediamo, qualcosa di profondo, subconscio.
si interfaccia e crea la realtà che ci sta intorno. Per cui avete paura di immaginare? Ora perdonate, ma ve lo dico, fate una cazzata. Immaginate, sognate, ma liberi, una vita migliore, più bella, quello che fatelo forte, capito? Forte. Allora, anche perché, come si vede, le regole molto spesso artificiali dell'economia, ad esempio, sono regole, nient'altro, sono regole. Il fatto che io devo andare al supermercato e dargli un pezzo di carta colorata è una regola stabilita artificialmente. Non c'è niente di naturale che ci dice sta roba ha funzionato, è una regola. Questo non funziona, è una regola, decidiamo di adottare o no. Le regole creano convenzioni nel corso delle generazioni, ma molto di più le convenzioni creano convinzioni, che sono quelle che poi creano la realtà. Un tale che si chiamava Mohandas Karamchand Gandhi ha detto la stessa roba con altre parole: pensieri diventano parole, parole diventano comportamenti, comportamenti diventano abitudini, le abitudini diventano valori, i tuoi valori diventano i tuoi destini. Ah, a proposito, un ringraziamento ad Enea Edizioni, con quale ho collaborato per realizzare questo oggetto, che casualmente il giorno, non vi devo stupidare, io avevo provato a, chiaramente, cioè, io ho 45 anni, anche se le dimostro, ma ho 45 anni, pubblichi un libro, le dimostro, ma non da un punto di vista fisico, perché discorsi è fuori, cioè, no, cioè, quando pubblichi un libro del genere, quando pubblichi un libro del genere 45 anni, vabbè, ma chi ti fa mangiare, ma il mondo dell'editoria è un po' crisi, no? Cioè, quindi avevo fatto una panoramica cercando sì, se qualcuno mi voleva pubblicare. Tra l'altro era un periodo, vabbè, brutto della mia vita, molto, molto tosto. A un certo punto contatto questo tipo e dico, vabbè, questo se sarà mai interessato, anche perché si occupa di altro. Vi giuro, il giorno e l'ora della fine del mondo mi ha chiamato, mi ha detto passa che si firma il contratto. Forse non vuol dire niente, però per me vuol dire molto. Ok, un ringraziamento perché veramente è stato fatto un bel lavoro, credo, anche perché non avendo esperienza mai di aver pubblicato nient'altro prima, però mi ha smontato tutto il lavoro, per bene mi ha rimesso a lavorare tranquillo, mi ha detto guarda, bel libro, bel lavoro, ho cominciato a scriverlo, tutto carino. E è stato ristrutturato in maniera, è venuto fuori un lavoro che è completo, ampio, però consistente, cioè è sostenibile, un lavoro sostenibile intellettualmente proprio, e grazie a lui anche mi ha detto. Io ho capito che lo scrivevo quando l'ho riscritto per la seconda volta, che non stavo riscrivendo, ovviamente stavo riassemblare, però evitare salti logici. Vabbè, è semplice ma non è semplicistico. Semplice ma non è semplicistico. Cioè è fruibile soprattutto perché dentro al libro c'è anche, all'interno del capitolo, forse dei capitoli vari ci può essere anche dei temi un po' ardui, però c'è il bignale in fondo, cioè c'è il riassuntino del capitolo, e se uno ha della roba che gli rimane un po' ostica da leggere, può andare anche direttamente al riassuntino e tirare dritto, che tanto va bene, l'importante è fissare il concetto, eventualmente se uno vuole approfondire può anche andare al capitolo in sé. Questo qui è diventato anche il cardine di un progetto che abbiamo avviato, abbiamo fondato con Stefania e con altre persone, con quella della signora che è lì, a Montalcino proprio dove noi viviamo, e vuole essere un progetto concreto, perché sì, bella roba, cioè scrivi dentro al libro, però poi in sostanza che fai? Quello che rimaneva un po' slegato, no? Per cui abbiamo avviato questa associazione culturale, si chiama Jobless Way, in cui i cardini fondamentali sono, per sintetizzare un attimo
quello, in questi quattro valori qua, perché non è sull'ombra, che sono gratuità, gratitudine, colore verde, chakra del cuore, espressione del sé, il donare, evoluzione e consapevolezza, terzo chakra, plesso sul solare, la presenza, chakra del guerriero, consapevole, natura e condivisione, quinto chakra, colore azzurro, rapporto con l'esterno, riposo e ristoro, secondo chakra, il piacere della vita, perché non ve lo dico, al catechismo non ve lo dicono, ma il primo comandamento che Cristo ci ha dato, Gesù Cristo ci ha dato, è riposo. Non credo al catechismo, vai. Allora, Joyce Way vuole essere non solo un luogo in cui trovarsi e ritrovarsi, ma anche un modo attraverso cui riscoprire se stessi, rapporto con gli altri e con la natura. Questo è quanto. Questa è la nostra web page, solo imparando a vivere potremo sopravvivere. Già. Con la mission di divulgare, diffondere e promuovere nuovi stili di vita, un più profondo livello di introspezione personale per riconnettersi con l'essenza della vita, con l'essenza dell'esistenza. Un nuovo modo di relazionarsi attraverso nuove regole economiche fondate sulla dono e sulla gratitudine, quali fondamenti della città umana sul pianeta Terra. È sempre stato così. È sempre stato così. Se siamo arrivati fino a qui, questa era l'organizzazione economica fondamentale. Per trarre vantaggio dall'enorme disponibilità di risorse di cui oggi possiamo beneficiare, a partire proprio dalla tecnologia. La scarsità è una roba, c'è scritto lì, ora mi verrebbe approfondire, però che la scarsità è una roba che nasce dal confronto, non nasce da una percezione reale. Per carità, giusto confrontarsi, ma io mi confronto con te, mi confronto, non mi confronto con una scatola di latta che mi dice che devo fare. Questo è il punto, ok? Tutto a posto, dai. Ah, due parole su questi due signori. Allora, un giorno, questi due sono dei nostri amici, ci invitano a cena. E ci si arriva lì, ci si mette a sedere, no, anzi ci dico, dai, mettetevi a sedere, si guarda, io vai, stavo aspettando, mamma mia, ce lo dico, no, non vi preoccupate, non c'è figli in arrivo, non c'è niente. Allora che c'è? Noi a gennaio, 10 gennaio, vogliamo partire. Ah, ok, buon viaggio, che domanda? Non lo sappiamo. Ah, ma non fate. No, ma non l'avete capito. Eh no, si è capito, no, cioè non ci ha detto niente, cioè. Quindi ci dicono, guardate, noi partiamo in tandem il 10 gennaio, non sappiamo dove andiamo, senza soldi, e portiamo in giro l'idea di Joyce Way, ok? Addirittura noi costruiamo una teca, un contenitore, in cui mettiamo i desideri delle persone. I desideri delle persone li portiamo in giro, non sappiamo dove, chiediamo ospitalità, e offriamo un cambio di lavoro nostro, e comunque vogliamo diffondere il più possibile in maniera pratica, proprio a livello di interfacciarsi direttamente alle persone, della praticità, il progetto Joyce Way. Va bene se partiamo da fuori? guarda cosa c'è, infatti organizziamo un evento, una celebrazione, queste cose. Per cui niente, questi due signori, se li vedete passare per via, mi raccomando, ospitateli per favore. Potremmo averli sulla coscienza. Noi volevamo farli sopravvivere più a lungo possibile con questo progetto. Se no, poi è finito tutto il gioco.